Reclutatori di sapere quanti sono i votanti. Ricordo che Borgherini, Fruet e Gori non partecipano al voto. La dichiarazione di voto non c'è sull'ordine del giorno. Sindaco è a mezza strada. No, io non ci sono, non partecipo. Non si partecipa. Voi partecipate al voto? 23 votanti. 1, 2 e 3. Scusate, siamo già, siamo 13 scrutatori, sulla stessa cosa. 23. Non si deve davanti, allora questo non ci sono io. Consiglieri, chi è favorevole all'ordine del giorno prego alzare la mano. Unanimità, poi facciamo la controprova, chi è contrario, chi si astiene. Bene, grazie. Consiglieri, si parte dalla osservazione numero 61. Chi interviene? Prego, architetto. Sì. Sì, sono. Allora, l'osservazione è articolata in due punti. Allora, una prima parte riguarda le zone di servizio alle attività produttive, zone di 3/D, per la quale chiede che sia previsto anche la possibilità di destinazione residenziale, e la seconda parte chiede di declassificare un ex fienile inserito tra i manufatti tutelati. Allora, il parere dell'ufficio è un parere non favorevole ad entrambi i punti. Brevemente, relativamente al primo punto, trattandosi di le zone di servizio alle attività produttive, sono zone che erano ex complessi rurali che oggi sono praticamente all'interno della zona industriale del Terrafino, quindi capite benissimo che la residenza in questi ambiti non ha alcun senso, insomma. Pertanto il parere è contrario. Rispetto al secondo punto, penso che c'è stato già tantissime osservazioni, per cui si ribadiscono le motivazioni, cioè la variante non si occupa della riclassificazione degli edifici tutelati. E pertanto il parere è contrario. Se ci sono domande siamo qui a disposizione. Grazie, ci sono domande, consiglieri? Interventi, prego. Dichiarazione di voto. Quanti sono i votanti? 21 votanti. Vi ricordo, votiamo sul parere espresso dall'ufficio. Quindi chi è favorevole al parere espresso dall'ufficio prego alzare la mano. Quindi vuol dire 16, giusto? 16 favorevoli, chi è contrario, chi si astiene, 5 astenuti. Osservazione numero 62, prego. Allora, questa è riferita unicamente alla variante cartografica e chiede, come la precedente, insomma, di eliminare la tutela su un edificio di terza categoria. Il parere è un parere non favorevole e le motivazioni sono del tutto analoghe a quelle della precedente, cioè la variante cartografica non si occupa della riclassificazione degli edifici tutelati, pertanto il parere è non favorevole. Ci sono domande? Interventi? Ci sono interventi, consiglieri?
Stavo alla 62, eh? Bene, dichiarazioni di voto? Quanti sono votanti? 18? Bene. Chi è favorevole? Prego consigliere di alzare la mano. Sono 18, 15, giusto? Chi è contrario? Chi si astiene? 3 astenuti. Bene, la 63, prego. Allora, la 63 riguarda la variante cartografica, in particolare chiede la riclassificazione di un'area dalla destinazione, un'area che nell'ex PEP di Santa Maria, che non è stata ancora acquisita al patrimonio comunale, per quest'area viene chiesto che sia classificata come zona di edificabile, insomma come zone di saturazione B2. In subordine che sia reiterato il vincolo a contenuto espropriativo. Allora, il parere dell'ufficio è un parere non favorevole al primo punto, in quanto, come più volte ribadito, insomma, la variante non si occupa della riclassificazione di aree, ma fondamentalmente si occupa di correzione di errori. In merito al secondo punto, insomma, questa variante ovviamente non si occupa nemmeno di reiterazione dei vincoli che non sono ancora decaduti, insomma. Quindi il parere è un parere non favorevole. Se domande? Domande. Prego. Sapere, ma c'è un termine per cui un'area che viene, come si dice, espropriata, come in questo caso sembra, avrà pure un termine, se non viene fatto quel che deve essere fatto, di restituzione. Esiste questo termine e quant'è? Perché qui passa gli anni e mi pare che se non ci viene fatto nulla debba essere restituita la proprietà. No. Allora, dopo 5 anni il vincolo decade e quindi l'area deve essere ripianificata, ma nel momento in cui è stata presentata l'osservazione il vincolo ancora c'è, quindi non è decaduto. E comunque, cioè, per noi vale il criterio generale che la variante si occupa del contenuto specifico, non di altro, insomma. Perché l'avete accettata? Cioè, ci sono osservazioni un pochino respinte, non... Non è accettata, questa è non favorevole. Eh? No, non è accettata. Sì, avete accettato l'osservazione... Che si accetta a fare l'osservazione se non è pertinente, la potete respingere subito, non pertinente, non si sta qui a discutere su nulla. Bene, ci sono interventi, prego consiglieri. Dichiarazione di voto. Quanti sono votanti? 21. Chi è favorevole, prego consigliere alzare la mano. Quindi 18. Chi è contrario, chi si astiene? 3 astenuti. 64, prego. Allora, 64 anche in questo caso viene riferito all'edificio attualmente sede dell'edificio è attualmente sede del circondario. L'osservazione chiede che l'area sia classificata come zona B2, quindi di saturazione residenziale. Allora, vediamo subito che la richiesta è formulata, ma ecco, l'osservazione dice analogamente ad altri edifici sedi di attività pubbliche. Vediamo subito che l'osservazione è mal formulata, perché la sede del circondario è all'interno del centro storico, quindi all'interno del centro storico non ci possono essere per definizione di legge zone di saturazione, quindi parere di saturazione residenziale. All'interno del centro storico abbiamo, ai sensi del DM 1444 del 68, abbiamo zone A, quindi
l'osservazione.